L'ultima volta eravamo rimasti alla biblioteca di Assurbanipal, no? Di cui appunto Colosimo riferisce una testimonianza, che sarebbe stata riferita appunto a Assurbanipal, il grande sovrano assiro di Babilonia. Come già dice il nome, Assurbanipal, Assur era il dio degli Assiri. Allora, dunque, è che appunto parla di misteriose tavolette che sarebbero appartenute a questa biblioteca, avrebbero posseduto segreti di antiche città scomparse nel deserto, probabilmente riferite appunto ai Sumeri. No, cioè quando Assurbanipal diceva: in un tempo antichissimo sorgevano laggiù città molto potenti le cui mura ora sono scomparse, ma noi conosciamo la lingua dei loro abitanti, la conserviamo incisa su tavolette. Si riferiva al fatto che, siccome la civiltà assira deriva in gran parte da quella sumera, nel senso che gli assiri non erano discendenti dei Sumeri, erano un popolo semitico che, stabilitosi in Mesopotamia e avendo fondato poi l'impero assiro, hanno assimilato la cultura delle città-stato dei Sumeri. È successo più o meno quello che, la stessa cosa che è successa fra Romani e Greci, no? Cioè che i Romani, quando hanno conquistato le città-stato greche, che a quel tempo direbbero non erano più città-state perché ormai erano unificate nel Regno Macedone, che non mi ricordo più come si chiamava il regno greco degli eredi di Alessandro Magno, che appunto, siccome Filippo il Grande aveva unificato il città-stato della Grecia in un unico regno, poi vabbè. Le varie regioni dell'impero di Alessandro sono finite ai suoi generali, perché lui non ha lasciato figli vivi, cioè il suo figlio l'hanno ammazzato. Allora, quando i Romani hanno conquistato il regno della Grecia, hanno assimilato la cultura. Lo stesso è successo in Mesopotamia, fra Assiri e Sumeri. Quindi si suppone che quando Assurbanipal diceva questo, alludeva ai Sumeri. Colosimo non lo dice, ma noi lo deduciamo così perché sappiamo qualcosa della storia mesopotamica, nel senso ne so qualcosa io. Poi in dettaglio anche lì bisognerebbe vedere, perché lui non cita dove ha preso questo brano e quindi si va a tentone. Il bastardo, no? Che non faceva citazioni. Cioè non specificava dove prendeva le sue citazioni. Queste tavolette sono state tradotte solo in parte. Lo storico, adesso io non so come si pronuncia, se è francese o che altro, se è francese è Gerard Hem, se invece tedesco sarà Gerhard Heim, e quindi io non lo so. E ritiene che celino importanti segreti scientifici, ma che abbiano sinora rivelato unicamente dati matematici, già sorprendenti quanto basta. Tavole per moltiplicazioni e divisioni complesse, di quadrati e di cubi ed altro ancora. Già alla fine del 1700 il celebre astronomo e matematico Laplace nutriva seri dubbi circa l'originalità di quanto attribuiamo al genio greco. È sorprendente, gli scriveva, che gli egizi non abbiano voluto comunicarci le loro osservazioni e le loro nozioni astronomiche. È nota pertanto la reputazione dei loro sacerdoti che insegnarono a Talete, a Pitagora, a Eurodosso ed a Platone. Eurodosso, non so chi sia, io sospetto che voleva scrivere Eudosso forse, no? E ha scritto Eurodosso. Dunque, nel 1962 è venuta, anziché avvenuta, quindi, vabbè, una clamorosa scoperta con il rinvenimento effettuato da archeologi iracheni a Atel di Bae, non lontano da Baghdad, di una tavola riproducente il cosiddetto teorema di Pitagora, incisa dai babilonesi almeno 1500 anni prima che il filosofo e matematico di Samo vedesse la luce. Ora, niente di eccezionale, noi sappiamo bene ormai che la matematica
l'hanno inventata i greci, l'hanno sviluppata, nel senso che la probabilità loro la sapevano più lunga, ma di matematica e geometria, forse anche di astronomia, di quanto ne sapessero egiziani e sumeri, ma egiziani e sumeri la conoscevano già, insomma. Oddio, non è detto che appunto egizi e sumeri avessero una conoscenza inferiore a quella dei greci. Innanzitutto i greci non conoscevano lo zero, cosa che invece probabilmente certi popoli orientali, cioè non si sa quando è stato inventato lo zero. Qualcuno dice in India, qualcuno ha il sospetto da qualche altra parte, comunque del Medio Oriente, comunque non l'hanno inventato i greci, è stato introdotto dagli arabi in Occidente, tramite gli arabi, poi noi siamo venuti a conoscere lo zero, tant'è vero che i nostri numeri si chiamano numeri arabi, non usiamo più i numeri latini che sono scomodi, no? Ma usiamo i numeri arabi che sono molto più pratici. E che possiedono lo zero. I romani non lo conoscevano come non lo conoscevano i greci. E il teorema di Pitagora, fin dei conti, è uno dei più semplici. Sinceramente non so se bisogna meravigliarsi del fatto che già tanti secoli prima lo si conoscesse. Tra l'altro Pitagora, no, cioè c'è adesso io non so fino a che punto i filosofi greci, i pensatori greci sono stati influenzati dall'Oriente, dalle conoscenze scientifiche egiziane e medio orientali. Normalmente, l'avevo già detto, i filosofi, cioè i professori di filosofia greca, tendono a svalutare influenza da parte del Medio Oriente, cioè esaltare lo spirito dell'originalità greca e tendono a sminuire le influenze ricevute dall'Oriente, dall'Egitto. E secondo me è un tipo di atteggiamento ideologico e non scientifico. Quindi diciamo che teniamo in sospeso la cosa. Dunque, abbiamo già detto come la distruzione di innumerevoli biblioteche antiche ci impedisca di avere una visione approssimativa della storia del nostro globo e del progresso umano. Sì, questo lo si sa, insomma, se per esempio la grande biblioteca di Alessandria non fosse stata distrutta, noi sicuramente sapremmo del nostro passato molto molto di più di quanto ne sappiamo adesso, no? Perché abbiamo i documenti scritti. Dobbiamo anche notare che molte fra le testimonianze rimasteci sono state decifrate in modo inesatto. C'è da notare anche quello, che magari ci sono delle cattive traduzioni, cattive interpretazioni e via dicendo, senza bisogno di scomodare un papillino. Quando non restano addirittura incomprensibile come lo sarebbe un nastro per magnetofono capitato nelle mani di un selvaggio incapace di rendersi conto sia pur vagamente dell'esistenza di un registratore di suoni. Qui il paragone forse è un po' esagerato, comunque perché noi non siamo selvaggi, siamo in grado di capire che magari abbiamo fatto degli sbagli. Faticosamente però tanti sbagli sono stati corretti nell'interpretazione dei testi antichi, almeno rispetto ai tempi di Peter Colosimo. In un prospetto guida delle linee aeree interne degli Stati Uniti, scrivono Louis Powers e Jacques Bergier, i famigerati autori del Mattino dei Maghi, aggiungo io, si legge: potete fissare il vostro posto dove credete. La prenotazione è registrata da un robot elettronico. Un altro robot vi riserva il posto sull'aereo desiderato. Il biglietto che vi verrà rimesso sarà perforato, eccetera. Immaginate che cosa ne risulterebbe alla millesima traduzione in un dialetto dell'Amazzonia, eseguita da gente che non ha mai visto un aereo, ignora che cos'è un robot e non conosce i nomi dei centri citati nella guida. Sì. Probabilmente se le cose si pongono in questo modo sarà molto difficile, cioè se ci si è trovati a dover descrivere delle cose che
poi i posteri successivi non ne avevano la minima idea, noi adesso che dobbiamo cercare di rimettere insieme i cocci, se davvero le cose possono essere andate così, ci troviamo nel caos completo. Naturalmente bisogna dimostrare che le cose siano avvenute in questo modo. Questo senza considerare il fatto che la tecnologia antica può aver preso vie del tutto diverse da quella moderna, pur pervenendo a risultati analoghi. Ecco, qui è interessante fare una precisazione. Dunque, una civiltà tecnologica si sviluppa sempre nello stesso identico modo oppure in tanti modi diversi? È più probabile la seconda, anche perché noi finora abbiamo visto lo svilupparsi di una sola civiltà tecnologica, la nostra, di come avrebbe potuto svilupparsi un'altra civiltà tecnologica, che tipo di scoperte avrebbe fatto, se avrebbe scoperto prima l'elettricità, magari prima delle macchine a vapore, o se magari avesse scoperto principi, metodi diversi da quelli che abbiamo scoperto noi, e questo non lo possiamo sapere. Cioè, potrebbe darsi che, immaginate, incontriamo un'altra civiltà alla stessa stregua, no, della nostra, nel senso più o meno allo stesso livello, e scopriamo che magari non sanno niente di ingegneria genetica, però sanno delle cose, che so, sull'elettromagnetismo che noi neanche sospettiamo, no? E quindi loro hanno invenzioni che noi neanche ci immaginiamo, però non conoscono molte delle invenzioni che abbiamo noi, no? Di conseguenza, immaginare, no, un'altra civiltà tecnologica nel nostro passato diventerebbe un'ulteriore difficoltà, perché potrebbe aver fatto delle conquiste che poi noi non siamo neanche capaci di riconoscere come tali, nel senso che non riusciremo magari a capire di avere di fronte determinati risultati, cioè dovuti a determinate tecnologie e non piuttosto ad altre. Questo sempre nel campo della pura ipotesi, no? Cioè come ipotesi di lavoro. E poi bisogna stare lì a verificare se magari provando a leggere le cose in un modo diverso, cioè immaginando appunto che nel nostro passato ci siano tracce di una tecnologia diversa da quella che conosciamo, si possa arrivare a capire qualcosa. Siamo nel campo della pura speculazione. E dunque, ricordiamo quegli strani emisferi di vetro e di ceramica rinvenuti dai sovietici nel Turkestan e nel Gobi, e teniamo presente che fantomatici strumenti, di cui però io non ho mai sentito parlare da nessun'altra parte, quindi non sapendo se esistono veramente, io dico lì bisogna fare un'ipotesi sopra l'altra ipotesi, e in concreto cos'è che abbiamo? Niente. E teniamo presente che per anni e anni le pile di Baghdad rimasero confinate nell'angolo oscuro di un museo, classificate fra gli oggetti di culto di scarsa importanza. È diverso, perché io credo che abbiano capito che erano batterie quando magari le hanno aperte e ne hanno esaminato il contenuto, perché esternamente sembravano dei vasi di terracotta, no? Poi internamente ci si è reso conto che erano fatte come delle pile, e che se se ne faceva la riproduzione funzionavano anche come pile, riuscivano ad accendere una lampadina, insomma, non avevano molti volt, ma a qualcosa servivano come pile, e lì insomma è stato facile riconoscere l'oggetto. Sì, ci sono voluti anni e anni, però bene o male ci si è arrivati. Uno dice sì, però appunto altri oggetti che appunto non si capisce che cosa sono, potrebbero essere strumenti meccanici, ma la cui funzione non riusciamo a capirla, perché appartengono a una tecnologia diversa. Sì, può darsi, però appunto allora proviamo, getta così il suggerimento, però poi non lo raccoglie veramente, nel senso che proviamo a prendere degli esempi e vedere se questo modo di ragionare funziona in qualche modo. Quello non lo fa, quindi appunto si resta sempre nel campo delle ipotesi. E qui chiudo, arrivederci.